Rangona Jet, Rosor, Red Bull Ducras, Ricciolo, Rinaldi, Rupert e Rublo dei Greppi in seconda fila. Partiti, si è ritratto Rupert dallo scatto iniziale, tutta la prima fila a lottare, poi galoppa Rosor ed è Red Bull Ducras che ha scavalcato Rangona, ma di fuori insistono Ricciolo e Rinaldi. La prima curva, cavallo numero 2, Rosor squalificato. Ricciolo che va all'attacco di Red Bull Ducras, i due che si danno per 200 metri intensi, 15 spaccato la frazione, Ricciolo che vuole accodarsi, adesso Rangona che cerca di tenere dentro le gambine, lo fa ai 300 di gara, rimontando all'interno l'allievo di Romanelli che è costretto all'esterno. Quarto di gara con Red Bull Ducras Battistrada, 15-9 la frazione, rallentamento di Nando Pisacane, gruppo all'avanguardia che si ricompatta, sono fuori corsa. Cavallo numero 5, Rinaldi, squalificato. Rosor e Rinaldi, si è ricongiunto in ultima posizione Rupert, ma vi finisce Ricciolo che non ha trovato posto allo steccato. 16-2 per la curva, in terza posizione Rublo dei Greppi, rallenta Red Bull Ducras, lo sta affilando Rangona Jet, perde qualche battuta Ricciolo alla retroguardia, sul 15-7 del passaggio, lasciando in quarta posizione Rupert. Sarà un arrivo discreto perché ci sono un paio di finalisti e Nando Pisacane al comando cerca anche di risparmiare qualcosina facendo 16-4 di curva. Rangona Jet nella sua immediata scia mette addirittura la testa in fuori con grande decisione a 500 dalla fine, la lieva di Pistone, lo strappo che un po' viene pagato da Rupert che perde qualche lunghezza in fondo ma cerca di rifarsi sotto con volontà. 15-2 a frazione, gruppetto compatto, Rupert ha un incespicone, esattamente come era successo a Orione di Brazzae un paio di corse fa. Addirittura all'arrivo, Red Bull in vantaggio, intanto ha piazzato un 15 secco al comando, l'arrivo di Pisacane che è richiesto, all'interno si fa vivo Rublo dei Greppi, nel tratto conclusivo Red Bull Ducras, Rublo all'interno, di fuori Rangona Jet. Ordine arrivo ovviamente da rivedere, 1.17.6, sono anche minimi distacchi per le piazze, Red Bull Ducras ha stretto un po' i denti nel finale, Nando Pisacane li ha controllati, andiamo ovviamente a lasciare al giudice d'arrivo il verdetto, 1.17.6 il tempo del vincitore chilometro, il training di Augusto Borghetti, i colori della Grotta Gigante, tutto questo è ufficioso.